Ci sono degli errori che fai quando baci un uomo, chiaramente questa cosa poi non sarà il massimo della vita, tuttavia ti ringrazio intanto per essere qua, io sono Federico Picchianti come al solito, vediamo però quali sono questi errori gravissimi che fai quando baci un uomo, sono 8 errori che ho evidenziato, ho ricercato qualcosa degli spunti su internet e poi mi sono fatto un'idea sulla base di quelle che sono state le mie esperienze personali e anche ovviamente quelle che mi è stato detto in consulenza più volte spesso. Quindi andiamo al dunque. Prima di andare avanti e di dirti questi errori, ti ricordo sempre di iscriverti al canale Federico Picchianti, in descrizione trovi tutte le informazioni per consulenze e per corsi con me, i miei libri su Amazon, il canale Telegram gratuito e puoi avere accesso al Patreon, non dimenticarlo, dove ci sono i video e ottenere video risposte riservate da parte mia. Tra l'altro, sempre in descrizione, trovi anche la possibilità, insomma, di prendere i miei libri e tutte queste cose. Insomma, vai a dare un'occhiata per non farmi dilungare. Ma iscriviti al canale, mi raccomando. Allora, di base, il primo errore è quello di spingersi troppo in avanti, quindi spingersi troppo in avanti durante il bacio, diciamo che, riporta all'idea di sovrainvestimento. Questo lo spiegavo per esempio anche agli uomini o comunque anche a me stesso quando lo studiavo per me, nell'approccio con le donne. È la stessa cosa anche per una donna. Ora, che significa questo? Significa praticamente che ti esponi, quindi quando lo stai baciando vai più avanti del solito, quindi ti porti molto in avanti, ok? E questo porterà l'altra persona a sentire un sovrainvestimento, quindi una presa maggiore da parte tua. Questa presa chiaramente implica che poi tu diventi l'underdog. Ora, questo è, diciamo, un meta ragionamento, cioè un ragionamento nel ragionamento sul ragionamento del futuro di quello che potrebbe essere. Cioè io penso che tu pensi che io faccio questo perché, quindi sarebbe tipo terzo livello, credo, se non quarto livello di pensiero. Ora, non andare troppo in avanti con i livelli di pensiero, basati soltanto su questa cosa, cioè sul fatto che spingerti in avanti molto denota poi un sovrainvestimento. Quindi quando lo baci, cerca di fare un avanti e indietro, ok? Non andare ad investire troppo su di lui e quindi a farti vedere che sei super presa e a farti in avanti, metterti in avanti, esporti in avanti con la faccia e con la bocca, eccetera. Il secondo punto è essere eccessivamente fisica. Questo lo fanno anche gli uomini, io sono il primo a farlo. Per esempio, nei baci il mio problema principale è che tendo a, come dire, essere troppo fisico, quindi a toccare molto la persona, a spingermi molto verso di lei, quindi come il primo, e a toccare, no? A ravanare, è un classico. Ho visto che ci sono anche delle donne che fanno questa cosa, quindi ti suggerisco di non farla in un modo troppo spinto, perché un'eccessiva, diciamo, tocco, quindi un tocco eccessivo, può per assurdo inibire un po' l'istinto predatore dell'uomo. Ti spiego. Se io noto che c'è una donna che mentre mi bacia si spinge troppo oltre, quindi è troppo 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 super presa, rischio di perdere parte dell'eccitazione o comunque della verve del momento. La perdo perché sento che, diciamo, è troppo guadagnato, troppo facile. Se è troppo facile non mi piace e se non mi piace non godo. Quindi questa è un po' l'idea. E poi in seconda battuta sarebbe interessante quindi che tu tocchi l'altra persona, ma ovviamente solo in zone erogene, o eventualmente cerca di usare le mani per appoggiarti alla testa, insomma per appoggiare la testa, le puoi appoggiare qui dietro, fare cose di questo tipo e di questo stile. Non fare, diciamo, gesti troppo di sovrainvestimento, ok? Il terzo punto sono i morsi. Una delle cose che mi sta sul cazzo alla grandissima è il fatto di essere morso. Cioè, specialmente lasciarmi segni o cose di questo tipo, poi mi consentono di apparire meno professionale in generale o comunque di apparire come non voglio. Cioè, non voglio andare in giro col segno di una che mi ha baciato o che mi ha lasciato il succhiotto sul collo. Cioè, cerca di fare il succhiotto, per esempio, senza fare il succhiotto, quindi senza lasciare il succhiotto. Oppure cerca di morderlo con delle piccole cioè dei piccoli mozzini e vedere se gli piace. Se gli piace vuol dire lo contraccambia. Quindi se tu gli dai dei morsetti piccoli leggeri, giusto per testare e vedere se va bene, se lo fai tu e dopo pochi secondi in cui vi state baciando, vedi che anche lui ti risponde con dei morsetti, no? Tipo così, little bites, allora in quel caso può voler dire che a lui piace o va bene che si faccia così. Quindi vuol dire che è propenso in quello stile. Non partire subito a 2000 col morso, anzi ti mordo, faccio. No, 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 take it easy, facci con calma.
E ovviamente poi il quarto punto è quello di utilizzare invece in modo eccessivo la lingua. Ora, usare tanto la lingua significa che praticamente ti metti lì a fare questo tornado, questo storming linguale che sicuramente non ti consiglio di fare. Mi è capitato ed anche questo è inibitorio. Cioè, a mio avviso, questo lo dico per me, ma lo dico anche diciamo sulla base di quello che ho visto con le persone che hanno parlato con me in generale o che mi raccontano di queste cose, è inibitorio, ok? Cioè, ti inibisce proprio sentire questa lingua che ravana proprio come se fosse un martello pneumatico, cioè come se andasse proprio giù in gola ed è veramente fastidioso. Quindi ti consiglierei di non farlo. Poi, ovviamente, tutti mi scriverete e mi direte: io faccio come mi pare, tu fai sempre come ti pare, ci mancherebbe. Il classico, la donna media che dice come mi pare, poi si lamenta, no? Quindi cerca un attimo di modificare questa cosa. Usare troppo la lingua, no, deve essere bilanciata, non deve essere affogata dentro la bocca dell'altro. E poi c'è il sesto, scusate, il quinto punto, che è quello di tenere gli occhi aperti. Ogni tanto io questo l'ho fatto ed è antisesso, perché tu stai baciando una persona e quella sta così. Si mette così con gli occhi, no? Un po' a pesce e ti cerca di, insomma, ti controlla. Si dice, per esempio, mi sembra. Il fattore psicologico è che se una persona mantiene gli occhi aperti mentre ti bacia o comunque durante il bacio, è una persona tendenzialmente gelosa e controllante, quindi viene percepito però questo. Ti assicuro che questo è quello che viene percepito, cioè si percepisce proprio questo ipercontrollo e ti consiglio di evitare di farlo, insomma, perché è poco piacevole, poco piacente, poco interessante. Cioè tu se baci uno, chiudi questi cazzo di occhi e non stare lì a fare il controllo, comunque a stare lì proprio a devastare, fammi godere tutto. No, devi chiudere gli occhi, ti devi rilassare, godere, perché il bacio è tattile, non è visivo il bacio. Quello che è visivo magari è il se, non mi fate dire, qua, mi banano, però insomma la sessualità, la fisicità dietro, no? Quello è fisico, visivo. Un uomo ha bisogno di una luce velata, quindi non fate mai sesso con un uomo a luci spente. Questo è per dirvelo. Poi c'è il sesto punto: super lento e noioso. Ho baciato anche persone che eventualmente erano noiose e lente nel bacio. Quindi non fare la donna lenta e noiosa. Cercare di dare una sorta di brio al bacio, cioè di baciare, toccare, tirare indietro, andare, tirare indietro, andare, testa indietro così. Mentre lo baci, così che lui venga verso di te mentre ti sta baciando, ok? E lo porti verso di te. Investe, spingi e vai dietro, spingi e vai dietro. Push-pull anche nel bacio è funzionale e ti può aiutare. Quindi non deve essere troppo lento o noioso, deve essere comunque dinamico, quindi entrare e uscire, un po' come altre cose che si fanno entrare e uscire in buchi. Battuta stupida a parte. E poi c'è il settimo punto, dimenticarti di usare il resto del corpo è un altro errore, ok? Che non devi fare, non devi essere un palo, cioè non devi rimanere bloccato o bloccata, scusate, non devi rimanere bloccata in questa sorta di condizione di utilizzo solo la bocca. No, come dicevo prima, non è che devi spingerti troppo in avanti, devi spingerti sia avanti che indietro, ma, come dicevo al punto primo, non ti devi però dimenticare di usare il resto del corpo, cioè il resto del corpo anche in questo caso puoi, diciamo, spingere con tutto il corpo come a mimare una sorta di contatto fisico, no? Come, anche se siete vestiti, no? Porsi avanti e porsi indietro. Ecco, questa cosa anche può aiutare nel sviluppo, insomma, dell'eccitazione, nell'aumento della sensazione di eccitazione, nell'aumento della voglia, insomma, di fare. Poi, questa è un po' l'idea. Poi c'è il punto 8, quindi finale. Qua è una cazzata, però sicuramente l'avrete pensato, ci sarete anche arrivati. Indovinate un po', vi do 2 secondi, 2. Uno è avere un alito schifoso di schifo. L'alito deve essere curato. Io a volte capita che mi mangio le cipolle, la pizza, le cipolle,
giorno dopo ammazzo la gente, cioè, capito che voglio dire? Quindi non ti mangiare sta cosa dove sai che ti è la fiatella se ti devi incontrare qualcuno, però questa è una cosa anche basilare, anche perché poi se ci avete fatto caso, quando vi mangiate le cipolle o la pizza alle cipolle, poi vai a vedere, succede che comunque ti sei lavati i denti 3 volte e c'hai ancora l'alito che puzza ancora di più di cipolla, perché purtroppo non dipende solo dal fatto che tu ti sia lavati i denti, la puzza di cipolla viene anche a causa magari dei rigurgiti gastrointestinali, credo si dica così, o comunque del fatto che ci sia dell'aria che poi fuoriesce anche dallo stomaco e appunto arriva alla bocca. È chiaro che se c'è un'infezione a livello di stomaco, comunque sei irritato, poi ti puzza anche l'alito. Mi sembra che dovrebbe essere così. Adesso non sono un medico, però l'idea è un po' questa. Quindi facci caso, fai attenzione. E quindi, insomma, mi raccomando, perché se vuoi, insomma, baciare bene un uomo, non devi fare questi errori. Un abbraccio e iscriviti al canale Federico Picchianti.